frutto del quarto d'ora accademico. Diamo inizio a questo appuntamento del nostro ciclo di letture magistrali del Centro di Bioetica, giunto al secondo anno. E appunto apriamo i seminari, per così dire, di primavera, che si chiuderanno a giugno del 2018, con un ospite graditissimo, un grande studioso di questi temi, che è il professor Sergio Filippo Magni dell'Università di Pavia, al quale porgo il mio ringraziamento, il saluto anche del rettore, che mi ha pregato di portare i saluti dell'Ateneo, che oggi non può essere con noi, e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, professor Giovanni Bonilini. Oggi con il professor Magni discuteremo, questo è il titolo della sua relazione, di bioetica e disaccordo morale. Partiamo proprio da quello che è il nodo fondamentale di questo universo culturale, di questa impresa culturale che è la bioetica. Da più di 40 anni si discute di bioetica, c'è un nome, ci sono delle situazioni che vengono poi, come dire, tradizionalmente riportate a questo ambito interdisciplinare di studi, ma nonostante 40 anni di assestamenti, di discussioni, di nuove tematiche che poi appaiono all'interno di questa disciplina, il problema o la ricchezza con cui ci dobbiamo confrontare è la estrema divaricazione talvolta di posizioni, l'assenza di posizioni condivise su molte delle grandi questioni, sia quelle, per così dire, classiche della bioetica, relative cioè alla fine della vita o all'inizio della vita, ai conflitti tra i vari diritti e i vari interessi che si creano in queste situazioni, sia, come dire, le questioni nuove che in alcuni casi si annunciano all'orizzonte, come quelle dell'editing genetico o dell'enhancement cognitivo o del rapporto tra umano e artificiale in questa rincorsa, diciamo, tra sviluppo delle scienze cognitive e intelligenza artificiale. La bioetica è un orizzonte inesauribile di questioni che, quando abbiamo l'illusione magari di aver trovato un punto di accordo quantomeno parziale su un argomento, poi immediatamente veniamo sfidati, e la sfida, questa è la sua particolarità, nasce dai casi, dalle situazioni che non sono mai uguali l'una all'altra e che talvolta ci interrogano con la loro drammaticità, con il loro carico emotivo, mettendo anche in difficoltà magari le stesse convinzioni che ci eravamo fatti in astratto su un determinato argomento. Allora, bioetica e disaccordo morale significa discutere su questa caratteristica fondamentale del discorso bioetico, ma anche significa chiedersi in perché, quali sono le ragioni profonde di questi disaccordi, in che modo possiamo trovare magari degli accordi parziali o come almeno possiamo riuscire a trasformare questo pluralismo, questo disaccordo, in una capacità di ascolto delle ragioni dell'altro, che sicuramente può essere positivo proprio nella direzione di trovare risposte ai tanti dilemmi che la bioetica ci pone di fronte. Io quindi ringrazio tutti i presenti, ovviamente ci testimoniate come sempre l'interesse per queste cose che proviamo ad organizzare, e chiedo alla collega Beatrice Centi, che ha proposto questa iniziativa insieme a tante altre iniziative del gruppo Categorie Storia della Bioetica, di cui lei è coordinatrice, per una breve introduzione. Grazie al professor D'Aloia per averci consentito questa occasione di incontro, grazie a
Sergio Filippo Magni di essere potuto venire con noi. Io tengo molto a presentarvi brevemente i suoi studi, il suo percorso intellettuale, per mettere in luce il rapporto tra il suo lavoro sulla bioetica e il suo essere filosofo morale. Avete avuto lezioni, conferenze che vengono da altre figure di studiosi e di ricercatori, in questo caso vi proponiamo un filosofo. Magni ha studiato all'Università di Firenze con Sergio Landucci e Maurizio Vacatello e poi presso l'Istituto di Scienze Umane, dove ha studiato con Eugenio Le Caldano. Dal 2004-2005 insegna bioetica all'Università di Pavia e ora è professore di filosofia morale all'Università di Pavia. Il suo lavoro è sempre stato su temi fondamentali della filosofia morale. Per esempio, all'Istituto Italiano di Scienze Umane con Le Caldano ha lavorato sul tema del relativismo morale nella filosofia contemporanea, come la questione del disaccordo è assolutamente fondamentale per chi si interessi di bioetica, così il relativismo è un problema fondamentale della filosofia contemporanea. Su questo tema ha pubblicato un libro che è uscito presso il Mulino nel 2010 dal titolo appunto Il relativismo etico, analisi e teorie nel pensiero contemporaneo. E nel 2015 presso Carocci, Che cos'è il relativismo morale? Quindi un problema fondamentale della filosofia morale. Su questa base di riflessione, Magni ha scritto anche dei lavori dedicati direttamente al problema della libertà. Quindi entriamo proprio nel merito di questioni fondamentali della ricerca morale. E su questa base ha sviluppato i suoi lavori di bioetica, per i quali è una delle voci più interessanti della filosofia italiana contemporanea. In particolare il volume Bioetica, che è uscito da Carocci nel 2011. Ha lavorato moltissimo anche attraverso articoli usciti su riviste o in volumi collettanei, che sono sempre lavori che affrontano da una parte questioni marcatamente di rilievo bioetico, come la responsabilità e la giustizia verso le generazioni future, per esempio, o il tema della cura, e parallelamente ha affrontato le radici delle questioni teoriche di cui la bioetica è anche espressione, è anche modo di portare alle estreme conseguenze temi e problemi della filosofia morale. Questo è un aspetto che ha interessato particolarmente il nostro gruppo di ricerca sulle categorie della bioetica e siamo molto interessati a vedere in che modo appunto Sergio Magni affronta la questione del disaccordo, perché ci dica se in base alla sua ricerca etica il disaccordo è insuperabile oppure no, e se, qualora fosse insuperabile, abbiamo comunque gli strumenti perché il disaccordo non paralizzi la riflessione, non paralizzi il dialogo, ma anzi serva a trovare vie nuove per affrontare gli enormi problemi della bioetica. Ecco, per questo gli diamo la parola su questa importante tematica e lo ringraziamo ancora una volta. Grazie, sono io in realtà a dover ringraziare, Beatrice Centi per l'invito a fare questa lezione, diciamo così, all'interno di un centro, uno dei pochi in Italia, devo dire, che sono a mia conoscenza, di un centro interfacoltà dell'Università di Parma, con il professor Daloia, che ha accettato l'invito. Io sono il primo a dovervi ringraziare per questa bellissima occasione di poter essere a Parma e di discutere con voi su questioni bioetiche più in generale.
oltre alla professoressa Scenti e al professor Daloia, l'altro ringraziamento è un caro amico, Fabrizio Amerini, che è, come dire, anche lui è stato uno degli autori della mia venuta a Parma, diciamo così. E in parte anche volevo, oltre a fare il ringraziamento, anche complimentarmi con Daloia e Scenti per essere riusciti a mettere su un centro universitario di bioetica, perché vi assicuro che non è cosa semplice, soprattutto in Italia, e vista anche le sensibilità dei vari atenei e spesso delle varie facoltà così gelose nel salvaguardare il proprio terreno di ricerca, quindi siete stati bravissimi da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Meglio adesso? Sì, sicuramente. Oltre a questo, diciamo, la mia relazione avrà come titolo, come avete visto, Bioetica e disaccordo morale, ed è una relazione in cui c'è quel lato, come diceva Beatrice Scenti, che ringrazio anche per il, diciamo così, per l'esattezza del profilo del mio studio, insomma, che vi ha proposto, il lato filosofico della bioetica, e quindi e in particolare il lato di filosofia morale, cioè di etica filosofica. Quindi la bioetica, come sapete, è una disciplina fortemente che si caratterizza per essere interdisciplinare, approcci scientifici da una parte, approcci filosofici, giuridici, etici, quindi teologici anche, quindi una disciplina che può essere affrontata da tante prospettive diverse. Il mio è quello dell'etica filosofica, quindi magari mi scuso se sarò in qualche passaggio un po' troppo tecnico, un po' troppo per addetto ai lavori. E andrei ad iniziare. Allora, uno dei tratti caratteristici dell'odierna riflessione bioetica è l'osservazione che sulla soluzione di molti dei problemi su cui la bioetica si concentra non c'è un accordo di carattere generale, quello che si diceva anche prima e diceva prima il professor Daloia. Si è anzi in presenza di un disaccordo persistente tra i punti di vista e tra le valutazioni rilevanti, che solo in certi casi riesce a trovare posizioni di incontro e di mediazione. Il caso italiano è un caso tipico, insomma, in cui spesso il dibattito bioetico è stato un dibattito fra posizioni che non sono state in grado di trovare un punto di incontro. Un disaccordo che riguarda non solo gli appartenenti a contesti sociali e culturali differenti, ma spesso anche gli appartenenti al medesimo contesto sociale e culturale. E interessa tanto il dibattito filosofico accademico quanto la più ampia discussione pubblica delle società occidentali. Vi dicevo prima, appunto, il caso italiano è solo uno dei casi nelle società occidentali in cui tutto questo si riscontra. Le questioni della bioetica possono essere anzi viste come uno degli esempi più manifesti di disaccordo di carattere intraculturale, cioè all'interno della stessa cultura. Non disaccordo interculturale fra culture diverse, noi e il talebano ad esempio, ma disaccordo dentro la nostra stessa cultura. E in questo senso i casi della bioetica sono casi significativi proprio per chi vuole studiare il tema del disaccordo morale. Nei nostri stessi contesti sociali ci sono ad esempio differenti valutazioni morali dell'aborto, della maternità surrogata, della sperimentazione embrionale, dell'ingegneria genetica, dell'eutanasia, del suicidio assistito, del trattamento degli animali e così via, eccetera, eccetera. Si potrebbe citare tanti altri casi. In relazione alle questioni della bioetica, per alcuni, ad esempio un importante bioeticista americano, si chiama Engelhardt, ecco, in relazione alle questioni della bioetica ci sarebbe per Engelhardt in corso una guerra culturale tra, cito, prospettive morali radicalmente diverse, una parte delle quali è fondata nella cristianità tradizionale e l'altra in una visione morale laica sorta nell'illuminismo. Cito ancora un passo di Engelhardt un po' più lungo. Lungi dal condividere un'unica morale, noi conviviamo con visioni morali concrete sorprendentemente diverse e con diverse concezioni degli obblighi, dei diritti e dei valori morali. Ogni posizione protesta la propria superiorità. Secondo alcuni, eutanasia e suicidio assistito sono pratiche mediche moralmente corrette. Secondo altri, sono decisamente immorali.
Alcuni giudicano del tutto immorale la maternità surrogata a pagamento, altri vi vedono un modo di riconoscere la dignità delle donne come liberi agenti morali. Alcuni ritengono che ai ricchi non si debbano consentire trattamenti salvavita inaccessibili ai poveri, altri ribattono che tutti devono essere liberi di procurarsi tutte le terapie che possono permettersi. Chiusa la citazione. I casi della bioetica sono quindi un esempio particolare in cui può essere riscontrato un disaccordo di carattere intraculturale. Ora, nella riflessione filosofica bioetica, la questione del disaccordo in relazione alla bioetica è stata meno trattata. Mi sente adesso? Va meglio così? Così vicino? No, no, ma probabilmente l'ho tenuto troppo lontano per evitare l'eco o il rimbombo. Probabilmente no. Questa non è una delle aule più... Ditemi voi qual è la distanza, così è meglio sicuramente. Ok, va bene. Vi dicevo, allora, il caso del disaccordo come il caso iniziale, per cui la bioetica in relazione al disaccordo come il punto di accesso al tema della riflessione bioetica. In realtà c'è un altro tema che è interessato e che si trova spesso nella bioetica, che non è il tema del disaccordo. È un tema che non deve nemmeno essere confuso con quello del disaccordo, sebbene non sia completamente distante. Ed è il tema del dilemma morale. È uno dei casi più tipici quando si affronta una riflessione bioetica. La riflessione bioetica ha dedicato grande attenzione al tema del dilemma morale, per l'appunto, in cui ci si può imbattere sovente in relazione alle più delicate questioni pratiche. Altrettanta attenzione, secondo me, appunto, è bene che si meriti anche il tema del disaccordo. Qual è la differenza fra dilemma e disaccordo? Già questi sono è una terminologia tecnica della filosofia morale. Spesso a livello di senso comune la distinzione non viene posta. A livello di etica filosofica sì. Il dilemma morale riguarda un conflitto di valutazione interno allo stesso soggetto, che si trova scisso tra una valutazione morale positiva o negativa della stessa cosa e che quindi non sa a volte come agire, perché si trova di fronte a esigenze morali contrastanti. Cito un autore americano che dice: «I dilemmi non sono situazioni in cui due considerazioni meramente collidono, ma in cui queste collisioni pesano fortemente sul cuore dell'agente e lo minacciano. Egli sperimenta sentimenti di impotenza e indecisione, un senso di incapacità di sapere quale corso di azione seguire. Il riferimento all'agente è dunque essenziale nel caratterizzare una situazione come dilemma morale». Nel dilemma morale è il singolo individuo che non sa cosa scegliere, non sa come agire, perché ha esigenze morali contrastanti. Il disaccordo morale riguarda invece un conflitto tra due o più soggetti diversi. Non è il conflitto che il singolo sperimenta dentro se stesso, ma è il conflitto che il singolo sperimenta con l'altro, con chi non la pensa come lui. Condizione fondamentale per la caratterizzazione del disaccordo morale è che una parte, qualcuno, sostenga un determinato principio morale, mentre qualcun altro lo rifiuti. Questa è la caratterizzazione del disaccordo, quindi il disaccordo è per definizione, diciamo così, di carattere intersoggettivo, riguarda soggetti diversi. In una situazione così, due principi in conflitto, bisogna chiarire cosa si intende con conflitto. Banalmente non c'è bisogno di pensare due persone che si facciano la guerra. Conflitto è banalmente il fatto che due soggetti danno una valutazione diversa della stessa cosa. Importante però che sia una valutazione diversa della stessa cosa, cioè che l'azione, la persona, la situazione a cui essi si riferiscono sia la stessa, ossia esattamente simile agli aspetti rilevanti. Un'osservazione tutt'altro che inutile, perché è spesso difficile stabilire se giudizi morali che apparentemente si riferiscono alla medesima cosa lo facciano effettivamente, dato che con lo stesso termine si potrebbero intendere e denotare cose diverse. Comunque il caso standard di disaccordo è un disaccordo intersoggettivo fra due o più persone che danno valutazioni diverse della stessa cosa. Il disaccordo, così definito e quindi distinto dal dilemma morale, che è la situazione invece di indecisione del soggetto, il disaccordo può essere apparente o genuino, oppure in un'altra terminologia non fondamentale o fondamentale.
a seconda del fatto che siano meno possibili strade di risoluzione del disaccordo stesso. Questa è già una terminologia tipica della filosofia morale. Il disaccordo apparente, si chiama così, è un disaccordo risolvibile. Il disaccordo genuino, invece, è un disaccordo non risolvibile. Un filosofo inglese, si chiama Crispin Wright, ha fissato tre requisiti per il darsi di disaccordi morali genuini. I tre requisiti sono la contraddizione pratica, ve li enuncio, poi vi leggo un passo. La contraddizione pratica, l'assenza di difetto cognitivo e la sostenibilità razionale. Cioè, cito Wright, dice che i disaccordi comportino attitudini genuinamente incompatibili, questa è la contraddizione pratica, che non ci sia bisogno che qualcuno sia in errore o in difetto, assenza di difetto, che le parti antagoniste possano in maniera perfettamente razionale rimanere nelle loro proprie rispettive concezioni anche dopo che il disaccordo venga alla luce e si imponga come intrattabile. Questo è il requisito della sostenibilità. Tre requisiti: assenza di difetto cognitivo, contraddizione pratica e sostenibilità razionale. Queste sarebbero le caratteristiche di un disaccordo genuino. Dunque, allora, nel caso invece del disaccordo non genuino, nel disaccordo apparente, vi sarebbe un errore che può essere eliminato, mentre nel caso del disaccordo genuino non c'è un errore di questo tipo. In altri termini, un disaccordo genuino non è dovuto a un difetto cognitivo di una delle due parti. La questione di fondo, e qui si entra un po' nella storia della bioetica, nelle tematiche bioetiche, è se in relazione a tematiche bioetiche si abbia a che fare con un disaccordo morale apparente o con un disaccordo genuino. Se cioè i disaccordi che ci sono all'interno, ad esempio, del nostro contesto culturale siano tali che possono essere risolti in qualche modo oppure no. E che quindi quelle tre caratteristiche si individuava prima, la contraddizione pratica, l'assenza di difetto e la sostenibilità, possono essere affermate per concezioni bioetiche contrapposte. Il secondo passo allora è come si fa a risolvere un disaccordo morale. E si possono individuare, almeno come fanno i filosofi, almeno così a teorizzare che si possa risolvere un disaccordo morale. Si possono individuare almeno tre diverse strade per tentare di risolvere un disaccordo morale. La prima è costituita da indagini sui presupposti morali di ciò che si viene sostenendo. La seconda da indagini di carattere linguistico e semantico. La terza da indagini di carattere empirico e fattuale. Tutte e tre le strade di risoluzione del disaccordo non sono scontate. La prima, quella basata sull'indicazione dei presupposti morali, mette in luce che un disaccordo morale si può limitare a un conflitto nell'applicazione di principi morali che sono invece condivisi. La formulazione di un giudizio morale dipende generalmente da altri giudizi più generali da cui esso può essere derivato, per alcuni fino a giungere a giudizi morali basilari e fondamentali, non derivabili da altri. E la questione del disaccordo può allora essere sollevata tanto a livello dei giudizi morali derivati, tanto a livello dei giudizi fondamentali. Affermare che un giudizio particolare è in conflitto con un altro non implica infatti che lo siano anche i principi basilari dai quali viene derivato. Lo stesso principio basilare può infatti avere applicazioni diverse in relazione alle varie occasioni e circostanze, così da dar luogo a giudizi morali differenti. È quello che può essere chiamato disaccordo di applicazione dei principi morali. E come tale deve essere distinto dal disaccordo morale vero e proprio. Il disaccordo di applicazione deriva dal fatto che le circostanze possono richiedere di applicare in modo diverso un certo principio morale, così che nello stabilire se una particolare azione o classe di azioni è giusta, si deve tener conto della situazione spaziale e temporale in cui la gente si trova. Così, ad esempio, il disaccordo sulla valutazione dell'eutanasia può non indicare un disaccordo morale genuino, potendo essere derivato da un unico principio morale, quello di aiutare il prossimo, il quale potrebbe richiedere in certi casi di porre fine al dolore del paziente, procurandogli la morte, in altri di mantenerlo in vita.
essere in questo senso un disaccordo apparente, quindi non genuino, perché dato dalla diversa applicazione di un unico principio di fondo. Il disaccordo quindi non sarebbe un disaccordo morale vero e proprio, ma un disaccordo di applicazione di principi morali condivisi. Il disaccordo di applicazione non va dunque confuso con il disaccordo morale, che invece riguarda il contenuto dei principi morali basilari e non entra nella questione della diversa applicazione di questi principi. A questo livello, cioè a livello di disaccordo morale, il disaccordo riguarda i criteri di valutazione. In inglese si dice standard setting, cioè la fissazione degli standard valutativi. Non invece l'uso e l'applicazione dei criteri di valutazione. In inglese lo standard using, l'uso di questi criteri. In questo modo il disaccordo in relazione all'applicazione dei giudizi morali si può accompagnare alla negazione del disaccordo in relazione al contenuto dei principi morali e viceversa il disaccordo in relazione al contenuto si può accompagnare all'accordo in relazione all'applicazione di questi principi. Quindi il primo passo da fare è cercare di chiarire se ci sia di fronte a un disaccordo morale genuino, cioè riguardante il contenuto del giudizio, ci sia di fronte a un disaccordo meramente di applicazione, che dà strategie di risoluzione, se è un disaccordo di applicazione. Se le due parti, cioè, condividono gli stessi principi di fondo e si limitano ad applicarli diversamente. Quindi il primo modo per tentare di risolvere un disaccordo è questa analisi sui presupposti normativi, cioè sui presupposti valutativi delle due parti contrapposte. Capire se questo può individuare un insieme di principi comuni che vengono applicati diversamente. Le altre due strade di risoluzione del disaccordo passano invece per, come si diceva, considerazioni linguistiche o semantiche ed empiriche. Così allora si può cercare di risolvere un disaccordo morale tra soggetti diversi, chiarendo il modo in cui essi interpretano le parole usate per formulare le proprie convinzioni morali. Chiarendo cioè, in filosofia si dice intenzione e estensione dei termini adoperati, il riferimento e il significato dei termini adoperati. Ad esempio si può tentare di risolvere un disaccordo sull'eutanasia chiarendo il significato con cui il termine eutanasia viene adoperato. Una parte, è un caso abbastanza frequente in Italia, potrebbe usare il termine eutanasia per intendere l'intervento del medico volto a procurare direttamente la morte al paziente. Restringere il significato del termine a solo a questo caso qui, l'intervento diretto che procura la morte, quella che alcuni chiamano eutanasia attiva, mentre l'altra parte potrebbe estendere il significato del termine anche a situazioni in cui il medico non agisce, lasciando che la malattia faccia il suo corso, quella che alcuni chiamano eutanasia passiva. Un'analisi semantica potrebbe essere in grado di darci strumenti per la risoluzione del disaccordo. Oppure, terza strada, si può cercare di risolvere un disaccordo morale mostrando che una delle due parti si basa su una conoscenza errata e dunque modificando le credenze fattuali delle parti. Ad esempio specificando un contenuto fattuale esatto e non viziato da pregiudizi, da errori di calcolo e così via, in grado di mettere d'accordo le parti sui presupposti empirici delle proprie convinzioni. Qui si fa ricerca empirica. Così si può, allora, sempre per l'esempio dell'eutanasia che ho adoperato fin dall'inizio, così si può tentare di risolvere un disaccordo sull'eutanasia chiarendo la gravità della malattia, l'effettiva speranza di recupero del paziente, l'effettiva capacità di incidenza della cura e così via. Un aspetto su cui si è concentrata negli ultimi anni la cosiddetta bioetica empirica, una branca della bioetica che si sta diffondendo negli ultimi anni che affronta proprio le questioni di fatto su cui la bioetica si deve poi basare, la conoscenza effettiva che stanno alla base delle valutazioni bioetiche. Quindi tre possibili strade di risoluzione. Un tentativo di analisi dei presupposti normativi, cioè etici, dei principi morali fondamentali, un tentativo di analisi semantica e un tentativo di un maggiore accertamento della conoscenza empirica e fattuale. Tre possibilità che si hanno per tentare di trovare una strada di risoluzione, di appianamento della disputa. La questione principale, e qui entra in gioco la filosofia, diciamo così,
La questione principale che rimane da chiarire però riguarda il fatto se possa permanere un disaccordo morale genuino, fondamentale, cioè, anche una volta che la ricerca linguistica ed empirica o sui presupposti normativi abbia svolto alla perfezione questo compito e si abbia a disposizione una conoscenza idealmente completa. Il problema filosofico che sorge in relazione al disaccordo morale, al disaccordo bioetico in particolare, ma al disaccordo morale in generale, cioè è quello di stabilire se esistano disaccordi morali non risolvibili, non solo in linea di fatto, ma nemmeno in linea di principio. Cioè anche qualora i nostri sforzi di analisi semantica, di ricerca di come stanno le cose, ad esempio le capacità di cura, eccetera, eccetera, e anche i nostri sforzi di risalire a principi comuni con gli altri, siano stati messi in atto nel miglior dei modi possibili, nel miglior modo possibile, rimane il problema se effettivamente il disaccordo possa essere in linea di principio risolvibile. Non solo di fatto, ma anche in linea di principio. Di fatto potrebbe non essere risolvibile perché la nostra conoscenza non è sufficientemente accurata, non siamo esseri onniscienti. Ecco, ma anche se fossimo esseri onniscienti, il disaccordo, ci sono disaccordi morali che possono rimanere irrisolti, e nel nostro caso i disaccordi della bioetica possono rimanere irrisolti. Ecco, qui la questione diventa filosofica, come dicevo, cioè perché la risposta a questo problema dipende da quale teoria sulla fondazione dell'etica, nel linguaggio della filosofia morale si dice da quale teoria metaetica, venga assunta come punto di riferimento. Alcune teorie ammettono, almeno in linea di principio, un metodo per la risoluzione del disaccordo morale. Dicono che un metodo ci sa, almeno in linea di principio, lasciamo fuori il problema della nostra incompleta conoscenza, ma ammettiamo che si abbia una conoscenza completa. Ecco, se questa conoscenza completa c'è, noi siamo in grado di risolvere il disaccordo morale. Altre teorie invece lo negano. Dalla bioetica si passa così all'etica ed anzi alla parte più astratta e teorica dell'etica. E questa sarà la seconda noiosissima parte della mia relazione, qui ahimè. Ve lo anticipo. Allora, alcune teorie metaetiche, cioè sulla fondazione dell'etica, la parte più astratta della riflessione morale, ritengono che l'etica possa fare affidamento su un metodo di carattere razionale. E intendono, la maggior parte di queste teorie intende come metodo razionale standard quello che fa ricorso all'osservazione empirica, a regole di inferenza induttiva e al ragionamento logico-deduttivo, cioè il metodo della conoscenza scientifica. L'etica avrebbe la stessa metodologia a disposizione per tentare di risolvere il disaccordo morale. Così, ad esempio, si può giudicare la verità di due affermazioni conflittuali, e come si può giudicare la verità di due affermazioni conflittuali? Affermazione vuol dire giudizi sulla realtà esterna, asserzioni sulla realtà di fatto che sta di fronte a noi. Ad esempio, che questa stanza è quadrata. Due affermazioni conflittuali, questa stanza è quadrata e questa stanza non è quadrata. Ecco, allora noi abbiamo un metodo che è per queste teorie il ricorso, ad esempio, ad una procedura di osservazione empirica, si misurano i lati della stanza. E allora come possiamo risolvere un disaccordo fra affermazioni conflittuali di questo tipo? Il ricorso al metodo razionale standard potrebbe consentire di dirimere anche questioni etiche e risolvere il disaccordo tra giudizi morali in conflitto. Ad esempio, tra chi sostiene che l'eutanasia è giusta e chi invece sostiene che l'eutanasia non è giusta. Si avrebbe a disposizione la stessa metodologia. Da un'osservazione di fatto si sarebbe in questa impostazione in grado di ricavare indicazioni di carattere pratico, di carattere normativo. E in quanto non vi sarebbe, si dice spesso, una divaricazione netta tra le osservazioni di fatto e i valori e le nostre valutazioni. In questo senso, ad esempio, la scoperta di un ordine naturale delle cose, questo è un atteggiamento abbastanza tipico nella bioetica, ad esempio la scoperta di un ordine naturale delle cose potrebbe dare direttamente indicazioni su come agire e così richiedere di tutelare l'inizio naturale della vita, il modo naturale di avere una gravidanza, l'unione affettiva naturale, oppure ancora la fine naturale della vita.
Altre teorie metaetiche, questo è un modo, ci sono filosofi che sostengono che la riflessione morale possa fare affidamento sullo stesso metodo razionale standard che ha la nostra ricerca empirica, la nostra, così come la scienza, lo stesso metodo della scienza, e si sarebbe in grado di poter risolvere un disaccordo morale con la stessa metodologia, appunto. Altre teorie metaetiche, invece, ritengono che tale criterio di razionalità non sia applicabile all'etica e sottolineano la peculiarità del ragionamento morale rispetto al ragionamento scientifico. In contrapposizione al metodo razionale standard, vengono proposti altri metodi di ragionamento meno legati alle diverse procedure di risoluzione maggiormente legate alle procedure di risoluzione dei problemi morali nella vita ordinaria. Alcuni, ad esempio, hanno sostituito il metodo razionale standard con il metodo, questo è tipico di alcuni filosofi morali e politici anche, si chiama il metodo dell'equilibrio riflessivo, secondo il quale un giudizio morale è vero se il risultato di una ponderazione consapevole in continuo aggiustamento tra le intuizioni morali particolari e i principi etici di carattere generale. È un altro metodo di ragionamento, diverso dal metodo razionale, scientifico, diciamo così, che alcuni hanno proposto in sostituzione del metodo scientifico. Altre teorie si sono invece richiamate alla capacità della ragione umana di acquisire una evidenza morale intuitiva non basata su inferenze empiriche. Il metodo dell'etica non sarebbe il metodo della scienza, sarebbe invece un altro metodo, il ricorso all'intuizione razionale. Così che un giudizio morale è vero se è il risultato di una intuizione immediata. Una capacità di intuizione razionale e a priori in grado di risolvere ogni disaccordo morale. Vi cito un filosofo inglese della metà del Novecento, si chiama David William Ross, che dice: la mente umana ha competenza per vedere che il codice morale di una, lui dice addirittura di una razza o di un'epoca, è per certi aspetti inferiore a quello di un'altra. La mente infatti ha infatti un'intuizione a priori di certi principi generali della moralità e può distinguere fra atti più o meno adeguati di riconoscimento di tali principi. Non ci sono semplicemente tanti codici morali che possono essere descritti, le cui stravaganze possono essere ricondotte a cause storiche. Vi è un sistema della verità morale oggettivo, come ogni verità deve essere, di cui siamo interessati a scoprire l'esistenza e le caratteristiche. Questa metodologia sarebbe in grado di superare ogni disaccordo morale. Tre tipi di teorie si è visto, quella del riconoscimento del metodo scientifico e le altre due riconosco dei metodi diversi di ragionamento, ma comunque metodi di ragionamento in grado di superare il disaccordo. Secondo tutte queste prospettive, un effettivo disaccordo morale può essere ammesso soltanto come dato di fatto, ma non in linea di principio. Cioè, in realtà, nessun disaccordo è disaccordo genuino, dotato di quelle tre caratteristiche che si diceva prima, l'assenza di difetto cognitivo, la presenza di contraddizione pratica e di sostenibilità. Nessuno lo è in linea di principio, perché la ricerca etica ha a disposizione strumenti in grado di superare, almeno in linea di principio, un disaccordo di questo tipo fra soggetti diversi. Sarebbero dunque possibili strumenti razionali di risoluzione del disaccordo. Una più completa osservazione dei fatti, un'analisi attenta di carattere linguistico e semantico, un'applicazione corretta delle procedure di ragionamento morale consentirebbero di superare il disaccordo e di stabilire quale principio morale possa essere considerato vero. Si sarebbe di fronte, per queste teorie, a un nucleo universale di valutazione umana, ma che trova realizzazione in una pluralità di fatto di principi morali in disaccordo. Il disaccordo sarebbe solo apparente, cioè. Cito un filosofo inglese contemporaneo: una grande diversità è compatibile con elementi ricorrenti nella costruzione delle differenti vite a cui miriamo. Ci sono valori universali, ma sono realizzabili in una moltitudine di modi. Quindi per queste teorie metaetiche, cioè sulla fondazione dell'etica, la risposta a cui
faceva, diciamo, la domanda a cui prima Beatrice Centi faceva riferimento, si ha la possibilità di risolvere un disaccordo morale? Ecco, queste teorie dicono di sì e danno tre proposte diverse per quale, diciamo così, su quale sia il metodo adeguato per risolvere un disaccordo morale. Il problema è che non c'è un accordo nemmeno su questo, perché altre teorie nella filosofia morale contemporanea ritengono che non sia così. Altre teorie metaetiche negano invece l'esistenza di un metodo di ragionamento in grado di superare disaccordi morali tra i principi fondamentali, tra principi morali rilevanti. Secondo tali prospettive, il disaccordo morale potrebbe restare aperto non solo di fatto, ma anche in linea di principio. Una prospettiva come questa viene ammessa, diciamo così, anche da solitamente viene ammessa da un tipo particolare di teorie, quello che vi vengo subito a presentare, ma ci sono anche alcune teorie che concepiscono il disaccordo morale come un disaccordo cognitivo effettivo, un vero disaccordo cognitivo, cioè fra un disaccordo fra credenze e conoscenze, ma che è potenzialmente irrisolvibile. Cioè il disaccordo morale per questi filosofi sarebbe analogo a situazioni in cui l'attribuzione di un valore di verità ad un giudizio è intrinsecamente indeterminata, e lo sarebbe anche per osservatori ideali che fossero a conoscenza di tutti i fatti moralmente rilevanti. Il disaccordo morale, ad esempio il disaccordo sull'eutanasia, è un disaccordo cognitivo, cioè un disaccordo che riguarda i fatti, non riguarda i valori, non riguarda le valutazioni, può riguardare i fatti, però è un disaccordo che non riesce a risolversi perché siamo di fronte a casi indeterminati. Secondo questa prospettiva, il disaccordo morale sarebbe analogo ai casi più complessi di indeterminatezza e vaghezza cognitiva, si dice così. Citazione di un filosofo che dice: la verità morale può eludere i nostri migliori sforzi epistemici. Per quanto sforzo si possa fare, ci sono alcuni casi in cui la nostra conoscenza non può entrare. Questa è una linea di filosofi che sostengono che il disaccordo morale non sia risolvibile. Sia un disaccordo analogo al nostro disaccordo cognitivo, come appunto il disaccordo su se questa stanza è quadrata oppure no, ma che le questioni morali siano caratterizzate dal fatto di essere indecidibili. Questa è una linea, ed è una linea abbastanza minoritaria, perché quella invece maggioritaria, per coloro che ritengono che il disaccordo non sia risolvibile, è un'altra, è quella di coloro che sostengono che il disaccordo morale non può essere concepito come un disaccordo cognitivo, ma è invece un disaccordo che riguarda un'altra sfera la sfera della valutazione, non la sfera della conoscenza, un'altra sfera della riflessione umana. L'etica si baserebbe, si dice, su stati mentali di carattere non cognitivo. Solitamente la scelta è, diciamo, l'elenco di stati mentali non cognitivi va dalle attitudini valutative alle scelte, le emozioni, le preferenze, le inclinazioni. L'etica si basa su questo, ma soggetti diversi possono avere attitudini valutative diverse. E non vi sarebbe né una natura uniforme, né un metodo razionale in grado di superare un disaccordo tra soggetti con diverse attitudini valutative intorno a principi etici fondamentali. L'etica non è questione di conoscenza empirica, è questione di valutazione, cioè di scelte del soggetto, di inclinazioni del soggetto, ma soggetti diversi hanno inclinazioni diverse e non c'è una base di natura uniforme. Vi cito un filosofo inglese, si chiama Glover, che dice: la tesi che l'argomentazione morale possa stabilire principi generali che ogni persona razionale e informata debba accettare non è valida. Il test di un insieme coerente di credenze morali sta nelle risposte di ognuno. Poiché differenti persone hanno spesso risposte differenti, non tutti saranno d'accordo su quando una credenza generale è stata messa in discussione. C'è sempre la possibilità, e qualche volta la realtà, di un disaccordo ultimo. Ci sarebbe poco da fare nella discussione e nell'argomentazione pubblica se le risposte delle persone non coincidessero quasi mai su niente. Ma sebbene un tale stato di anarchia morale non esista,
le risposte di differenti persone variano più frequentemente e fondamentalmente di quanto è spesso riconosciuto. Per queste teorie, il disaccordo tra soggetti che formano principi morali in conflitto non sarebbe da intendere allora come un contrasto tra stati mentali di carattere cognitivo, contrasto di credenze, si dice nella terminologia un po' più tecnica, il contrasto che sorge tra due uomini di cui l'uno crede a una citazione, l'uno crede che la risposta sia P e l'altro non P, quanto come un contrasto tra stati mentali di carattere non cognitivo, il contrasto che sorge fra due soggetti quando hanno attitudini opposte nei riguardi di uno stesso oggetto, ad esempio l'uno lo approva o l'altro lo disapprova. Il disaccordo morale sarebbe analogo, cioè più a una disputa di inclinazioni, è stato detto, che a una disputa su fatti. E siccome non è una disputa su fatti, non abbiamo uno strumento razionale di risoluzione del disaccordo. Quel metodo razionale che è il metodo della scienza, in etica non funziona, proprio perché siamo fuori dall'ambito della conoscenza fattuale, siamo nell'ambito dei valori, non dei fatti. Una prospettiva come questa tende a separare questioni di fatto, allora, in cui è presente un metodo per la risoluzione del disaccordo, e questioni di valore, in cui un metodo di questo tipo non è presente, cioè a separare quelli che si dicono fatti e i valori. Ma, no, ma ciò, anche se si aggiunge, non significa che lo spazio per l'argomentazione razionale e per il metodo razionale standard in etica venga del tutto meno. Ci sono spazi per la discussione razionale in etica, ma questi spazi non saranno tali da garantirci la possibilità di trovare un accordo. Quali sono questi spazi? Solitamente si dice permane uno spazio, ad esempio, di discussione razionale intorno a quelli che sono i valori strumentali, ad esempio riguardanti l'accertamento se un determinato valore sia un mezzo adatto alla realizzazione di un altro valore. Questa è una considerazione empirica, non riguarda una questione di fatto, e qui si può discutere. Si possono essere discussioni razionali intorno all'interpretazione dei fatti, è quello che si diceva prima, e ad esempio riguardanti l'accertamento se una determinata azione sia qualificabile, ad esempio, come omicidio in relazione al giudizio di valore che l'omicidio è sbagliato. Oppure discussioni razionali intorno alla coerenza e all'applicazione tra valori fondamentali. Ma sui valori ultimi, su valori ultimi confliggenti, lo spazio di discussione razionale si arresta. Si fuoriesce dall'ambito della conoscenza empirica e si entra in un altro tipo di conoscenza. Quindi in filosofia ci si trova di fronte, nel caso del problema quali strade abbiamo a disposizione per risolvere il disaccordo morale, ci si trova di fronte, e questo è un po' il dato paradossale, ad un disaccordo. Alcuni filosofi morali, in particolare studiosi di metaetica, sostengono che c'è uno strumento per risolvere, ci sono strumenti, si è visto diversi tipi di strumenti concettuali, per la risoluzione del disaccordo, altri dicono che questi strumenti non ci sono, in linea di principio, anche se si fosse esseri conoscenti, nel momento in cui poiché la natura umana non è uniforme e soggetti diversi hanno inclinazioni diverse, ecco, fra soggetti di questo tipo una strategia razionale di composizione del disaccordo non si può mettere in atto, non si potrebbe riuscire a far niente. Questo però è il dato paradossale, che anche su un tema come questo si rimane di fronte a un disaccordo non più morale, non più etico, un disaccordo filosofico fra prospettive filosofiche differenti. Quindi, se un disaccordo morale possa essere risolto, dipende da quale prospettiva metaetica si ritiene più plausibile, e si è visto metaetiche diverse danno risposte diverse. Uno si può chiedere allora alla fine, e qui vengo alla conclusione, ma quale metaetica può essere considerata più plausibile? C'è un disaccordo, vabbè, ma cerchiamo di trovare una strada, disaccordo fra prospettive filosofiche, cerchiamo di trovare una strada a sostegno di una particolare prospettiva, come quella migliore. Questo ci può dare indirettamente anche delle indicazioni su come risolvere un contrasto pratico, un disaccordo ad esempio sul tema dell'eutanasia.
Come si è osservato nella discussione filosofica contemporanea, non si trova una risposta univoca a questa domanda. Quale metaetica è più plausibile? Gli argomenti a favore di una teoria metaetica vengono contrastati da altrettanti argomenti ad essa contrari e differenti filosofi morali hanno dato risposte differenti. Io ho la mia soluzione, la mia prospettiva, ma non sto qui a dirvela perché sarebbe una rispetto ad altre. Gli argomenti a sostegno non sono mai argomenti conclusivi. Questo è tipico della filosofia. Riuscire nel compito di dare sostegno ad una prospettiva metaetica, in generale ad una prospettiva etica, significa rappresentare la spiegazione migliore rispetto a teorie alternative di tutta una serie di circostanze che sono caratteristiche dell'etica. Il fatto che formuliamo giudizi morali, il fatto che attribuiamo ad essi autorità normativa, il fatto che questi giudizi hanno la capacità di modificare le nostre azioni e mostrano una pretesa di oggettività, ma anche il fatto che si possono variare da un contesto ad un altro. Un compito che nella discussione etica contemporanea rimane aperto. Ancora nessuno ha trovato, diciamo, argomenti conclusivi per dire che una particolare teoria della fondazione dell'etica è indiscutibilmente migliore delle altre. Io posso avere una mia opinione, un altro filosofo morale può avere un'altra opinione, si rimane in una situazione di stallo. E dunque si rimane anche in una situazione di stallo anche rispetto al tema, cioè se ci sono strumenti razionali per superare il disaccordo morale. Per alcuni sì, per altri no. Che fare allora? Che conseguenze tutto ciò può comportare per la bioetica, ripercorrendo questa volta il cammino a ritroso dalla parte più astratta e teorica dell'etica a quella più concreta e applicata? Mi limito qui oggi a indicarne una ed è una conseguenza di carattere normativo, cioè un'indicazione su quello che un bioeticista potrebbe derivare da questa situazione di paradossalità, come vi dicevo. E questa conseguenza, questa conclusione, consiste nell'adozione di un atteggiamento di cautela nel passaggio dalla sfera privata a quella pubblica. Limitare cioè all'ambito morale la condanna di chi la pensa diversamente e non entrare il meno possibile nell'ambito giuridico. Si biasimi pure chi non condivide il modo naturale di considerare l'inizio della vita o di avere una gravidanza, di unirsi affettivamente o di decidere le modalità con cui terminare la propria esistenza, ma non gli si vieti di agire secondo il modo che ritiene più appropriato. Si riconosca cioè a ognuno la liceità giuridica di decidere come comportarsi che negli ambiti che riguardano il trattamento della propria vita. Comunque lo si giudichi e magari lo si aiuti anche con le informazioni e il sostegno necessari. È un principio semplice, di carattere liberale e richiede leggi permissive. Che lo Stato non entri nelle, virgolette, concezioni comprensive del bene, come si dice oggi, è un linguaggio dei filosofi politici, ma anche un po' dei filosofi morali, oppure che lo Stato rispetti i valori dei cittadini, come si diceva una volta. Tolleranza, cioè, una virtù tanto antica quanto continuamente minacciata. Grazie dell'attenzione. Grazie Sergio Filippo Magni. Ora, come sempre, insomma, microfono aperto per chi vuole intervenire, magari per rompere il ghiaccio provo io a dire qualcosa, anche Beatrice, insomma, però davvero chi volesse fare un intervento, una domanda, una riflessione o una curiosità sulle cose che ha ascoltato, il microfono è qui, lo facciamo girare. Ecco, prego. No, io sono, come dire, una sorta di riserva, nel senso che se nessuno si... Però dopo lo faccio l'intervento, però intanto... Però questa volta sono io a dire che non si sente il microfono. Mi vendico rispetto al prima. Non era acceso.
Un attimo, non era acceso. No, ho creduto di capire qualcosa e sono non addetto ai lavori perché sono medico. Quindi significa che, insomma, lei è stato estremamente chiaro, la ringrazio. Avrei una serie di domande, però un punto che vorrei mettere un po' in chiaro, perché fa parte invece del lavoro che faccio io come ricercatore, è la concezione che il metodo della scienza crei delle verità assolute. In realtà la scienza empirica, quella da Galileo in poi, misura l'incertezza, crea delle certezze pratiche. Ma quello che noi facciamo in realtà non siamo in grado di produrre la verità. Noi siamo in grado di misurare l'incertezza delle nostre asserzioni, l'incertezza. E quando l'incertezza è molto piccola, possiamo creare delle certezze pratiche, quindi da quello che in realtà è una misura di incertezza derivano delle cose. Noi medici, tutto quello che stabiliamo, per esempio il fatto che in un certo caso il farmaco può essere usato, deriva da uno studio in cui quella cosa lì è stata misurata con un picco, una probabilità inferiore a un qualcosa, a una soglia che è puramente convenzionale, ma ci dice che è una, chiamiamola, una misura di incertezza statistica che genera poi una certezza pratica e tutti ci mettiamo a usare quel determinato farmaco in quella determinata situazione. Laddove, quando sento parlare del metodo scientifico, come lei l'ha illustrato prima almeno, è un'altra cosa, è una cosa che si applica alle verità di tipo deduttive, è l'etica ordine geometrico dimostrata, cioè sono le geometrie, cioè un tipo di, chiamiamola così, di scienza che ha più che fare con la matematica che con la scienza empirica. Poi ci sono delle connessioni. E allora mi domando, prima di tutto, fino a che punto viene colto nel campo della bioetica questo differente aspetto? Un conto è se io mi muovo all'interno della geometria euclidea, 5 postulati, e tutto quello che deriva è, fra virgolette, vero. Cioè non c'è pi minore del 5% che mi determina quello che accetto o che non accetto. E quali conseguenze avrebbe introdurre in realtà un metodo che tenga conto di come in realtà gli scienziati empirici funzionano in una maniera di non di creare delle certezze assolute, una verità assoluta, ma di creare delle certezze puramente pratiche. Quindi questa è una prima domanda, se per caso qualcuno ci ha pensato, che in realtà sono due modi completamente diversi di creare verità scientifica. E l'altra invece è un po' generale, fermo restando che il disaccordo c'è e ci dobbiamo convivere e dobbiamo trovare anche metodi pratici per poter trarre il meglio dallo stesso disaccordo. Secondo me, fra l'ultima posizione che lei ha illustrato, che è quella del disaccordo morale dovuto puramente non a un difetto di cognizione, non è di tipo cognitivo ma è di tipo valutativo, ecco, quel tipo di disaccordo lì, secondo me, si distacca da tutti gli altri perché fondamentalmente si riduce o eleva a misura di tutte le cose la preferenza individuale, senza che alla fin fine ci possa essere comunicazione. Perché io non posso mettere in discussione il fatto che a me piaccia la pasta al pesto perché vengo da Genova e a qualcun altro non piace perché quella cosa verde gli dà fastidio, gli genera in partenza un disgusto. Perché se arriviamo fondamentalmente a quel tipo di fondazione del disaccordo, non se ne esce più. Cioè, alla fine diventiamo veramente stranieri l'uno all'altro, diventiamo soltanto delle singole monadi, perché non esiste nessuno che ha le mie esattamente le mie stesse preferenze. E scusi, sarà forse anche la verità di quello che c'è là fuori, o di quello che siamo noi, ma dal punto di vista, diciamo, del vivere insieme, mi sembra che diventi un disastro dal punto di vista pratico, anche dal punto di vista delle condivisioni, da tutti i punti di vista. Io trovo in quel tipo di disaccordo, che sarà forse anche quello migliore, quello giusto, quello che descrive meglio la situazione, però una serie di conseguenze sul piano pratico che mi sembrano devastanti. Poi troveremo il modo magari di conciliare, però se è così, la fondazione del vivere insieme, homo sum humani nil a me alienum puto, secondo me finisce, non c'è più. O esagero? Grazie.
Grazie, no, no, ma sì, anche perché sono due domande abbastanza impegnative, se poi le metto anche troppe altre domande, rischio di non venirne a capo. Allora, due impegnative, diciamo, le risposte e molto interessanti le domande. Su quanto riguarda la prima domanda, allora, sul metodo della scienza, il metodo della scienza non arriva. È vero, è una idealizzazione pensare che il metodo scientifico riesca a darci una verità assoluta. Misurare l'incertezza più che darci certezza assoluta. Credo sia una caratterizzazione tutto sommato corretta che anche gli epistemologi, cioè i filosofi della scienza, condividerebbero anche gli scienziati. E quello che è certo è questo, è che è il miglior metodo che noi abbiamo per arrivare a misurare l'incertezza, cioè che non abbiamo uno strumento, una metodologia migliore per arrivare a quella che noi chiamiamo essere la verità. È il metodo migliore che abbiamo e quindi non è un metodo che ci garantisce di ottenerla, la verità, che ci garantisce di arrivare a certezze assolute, ma rispetto a tutti i metodi alternativi è quello che ci ha dato garanzie migliori per quanto riguarda quella che noi chiamiamo la verità, che poi non è altro che la capacità spesso di prevedere quello che avverrà, di trarre principi generali che spiegano il realizzarsi di determinati fenomeni, eccetera, eccetera. Il metodo che è nato appunto quando è nata la scienza. E la scienza non c'è sempre stata, in particolare non ci sono state le scienze, quelle storiche, la fisica, la biologia e così via. La chimica, sono nate a un determinato momento quando questa metodologia è venuta fuori. Si può anche dire che misura l'incertezza, ma è il modo migliore di misurare l'incertezza. Ora questo, non so se, diciamo così, se uno scienziato direbbe che l'alternativa è il metodo deduttivo della geometria, non è questo. Quando io parlavo del riferimento a quello strumento razionale di risoluzione del disaccordo, uno lo può anche indebolire e dire che questo strumento razionale di risoluzione del disaccordo è tanto forte quanto è forte lo strumento cognitivo di risoluzione del disaccordo, cioè la misurazione dei lati di questa stanza, ad esempio. Non c'è bisogno di dire che lì si ha una certezza assoluta, basta dire che per queste teorie metaetiche, non ho messo i nomi, non l'ho etichettate, si chiamano metaetiche di carattere naturalistico. Anzi, nella dizione un po' più tecnica si chiamerebbero concezioni cognitiviste naturaliste. Per una concezione metaetica cognitivista naturalista, i problemi etici possono essere risolti con lo stesso metodo delle scienze naturali. Non è detto che quel metodo debba essere perfetto, né che debba essere un metodo deduttivo e quindi certo, come il metodo della geometria. Basta che sia quel metodo lì, che è il metodo migliore che abbiamo, ci potrebbe anche non fornire certezze assolute, ma solo approssimazione alla verità, solo maggiori probabilità statistiche di riuscita. Quello che si sostiene, che sostengono queste metaetiche naturalistiche, è che lo stesso metodo possa valere per l'etica. Okay? Questo è un po' la questione. Quindi il fatto se quel metodo scientifico non sia perfetto, che ripercussioni può avere sull'etica, mi verrebbe da dire non granché, perché queste teorie sono già aperte a questo riconoscimento. Si dice quel metodo che funziona per l'etica può, scusate, per la scienza, per la nostra conoscenza fattuale, può valere anche per l'etica, a prescindere se sia perfetto oppure no. Ma nessuno scienziato né nessun filosofo della scienza oggi direbbe che abbiamo a disposizione un metodo perfetto. Sulla questione, sull'altra questione, sulla questione del disaccordo, diciamo così, sulla questione invece delle altre teorie metaetiche, quelle che non ritengono disponibile un metodo di questo tipo, ma che dicono che l'etica non ha a che fare con i fatti, ha a che fare con i valori. E se non ha a che fare con i fatti, non ha a disposizione gli stessi strumenti della scienza per risolvere le proprie questioni. Potrebbe avere a disposizione l'intuizione razionale a priori, ma è un qualcosa che non si dà, si dice. Allora l'etica si deve rassegnare ad avere a che fare con soggetti, individui, che possono avere attitudini valutative, inclinazioni, scelte, cioè
in una terminologia un po' più tecnica, stati mentali di carattere non cognitivo diversi. Queste teorie metaetiche si chiamano teorie non cognitiviste, proprio perché fanno riferimento a questa cosa qui. La domanda interessante è questa questione qua: se tutto si riduce all'individuo, c'è il rischio dell'anarchia, c'è il rischio che soggetti diversi non si accordino mai su questioni fondamentali. Questo è un rischio presente. Queste teorie non lo mettono, come dire, non lo sottovalutano, dicono che c'è un rischio di questo tipo. Però non è così devastante per la tenuta delle nostre società, ad esempio. Perché è difficile che due soggetti, che diciamo che milioni di soggetti la pensino in maniera completamente diversa, perché solitamente c'è un'educazione che li accomuna spesso, ci sono valori tradizionali in cui sono formati e così via. La fonte ultima del valore, dei valori in queste prospettive, è il soggetto, è lui che costruisce il valore. I valori, i principi morali non sono un qualcosa che viene scoperto fuori dagli individui, come è invece nelle altre prospettive, è un qualcosa che il soggetto crea, si costruisce, ma non è detto che ci siano costruzioni così radicalmente diverse l'uno dall'altro, perché si hanno comunque dei collanti sociali che garantiscono una certa uniformità. Okay, questo era. Notate che fin qui di bioetica non si è detto nulla, ma il caso della bioetica può essere un caso appunto di applicazione di questi caratteri più generali della riflessione etica. I casi della bioetica sarebbero un esempio in cui allora queste due grandi prospettive possono trovare poi applicazione. Ad esempio, se si può avere un metodo di risoluzione del conflitto oppure no. Ci sono interventi ancora? Intanto prego. Salve, io sono una studentessa del secondo anno di studi filosofici e abbiamo appena cominciato a sbirciare, diciamo, all'interno della filosofia morale. E mi chiedevo se ci fosse, una curiosità, se ci fosse qualche dottrina della bioetica o magari anche della filosofia morale stessa che considerasse l'epochè come soluzione, quindi l'astensione del giudizio. Fine. È una domanda interessante. Sì, c'è in realtà, c'è chi dice che allora l'astensione del giudizio può essere di per sé ambigua, no? Dire che noi facciamo un'epoca più o meno trascendentale rispetto a un conflitto di valutazione e aspettiamo nel prendere una posizione. È ambigua proprio per questo motivo qui, che può essere una mossa cautelativa, cioè un attendere, un aspettare per chiarire un po', vedere un po' se le acque nel frattempo si chiariscono da sole, oppure può essere una epoca radicale, cioè il fatto che noi su questioni morali si debba sospendere il giudizio, che vuol dire che su questioni morali noi non si abbia la legittimità per prendere una propria posizione. Questo per l'etica ha conseguenze disastrose. Una teoria di questo tipo a volte viene sostenuta più come spauracchio, come tentativo di evitarla, insomma, ma esiste, è la questione dell'indifferentismo. Se noi applichiamo epochè su ogni conflitto morale, su ogni valutazione morale, cioè non prendiamo la nostra strada, il rischio è quello che tutto sia uguale, che ogni cosa sia indifferente rispetto all'altra. Questa prospettiva c'è, ed è appunto, viene appunto chiamata così, indifferentismo o anche nichilismo, se viene portata ancora più avanti, coloro che dicono che non ci sono i valori, non c'è niente che sia buono, cattivo, giusto, ingiusto. Solitamente viene indicata come prospettiva da cui tutte queste teorie si vogliono distaccare, però in linea teorica c'è, e c'è anche qualche autore che l'ha sostenuta. Quindi questa cosa qui c'è, non con la terminologia dell'epochè, che è invece un linguaggio più, appunto, il linguaggio tipico della fenomenologia, ma con quest'altra terminologia. Con quell'ambiguità, però, che sia solo una epoca momentanea o che sia invece un'epoca radicale, che poi alla fine non ci porta a dare nessun giudizio di valore, perché ogni giudizio di valore dovrebbe essere sospeso. Prego. Sì.
aspetta. Sì, credo di. Che, allora, anche questa è una domanda molto interessante. Perché si parla meno di metafisica? Perché, diciamo così, si cerca di trovare. Perché sostanzialmente lei si è data la risposta, perché c'è un disaccordo. Ma per quale motivo? Perché si cerca di trovare, di partire da dei punti di incontro. Ora, come lei sa, su questioni metafisiche in generale e di metafisica particolare, ad esempio questioni teologiche e così via, l'accordo spesso non c'è. Queste sono le questioni più complicate e più indecidibili di tutte. È il grande contrasto fra fede e ragione su queste questioni. Ecco, allora, se si parte da quello, si sa già che la possibilità di trovare un accordo si riduce. Per questo motivo, gran parte della riflessione, non tutta ovviamente, ma una buona parte della riflessione bioetica contemporanea è stata, si dice, metodologicamente laica. Laica nel senso che laica non vuol dire in questo senso ateo, vuol dire che è una laicità metodologica, cioè si ragiona in bioetica indipendentemente da quelle ipotesi lì, da quelle ipotesi metafisiche, perché non si fa ricorso a quelle ipotesi metafisiche all'interno dell'argomentazione a sostegno di una posizione o di un'altra, ma proprio perché in questo modo si cerca di avere una prospettiva che abbia una migliore garanzia di riuscita per quanto riguarda il tentativo di trovare delle posizioni in comune. Come se si ragiona, cioè come se Dio non ci fosse, cioè si rifiuta il riferimento ad un, non se ne è che si rifiuta l'esistenza di un Dio trascendente, ma si rifiuta che nell'argomentazione bioetica il riferimento ad un Dio trascendente possa essere un buon argomento. Perché è un argomento contestato da una parte di coloro che partecipano alla discussione. Questo è il motivo. Una considerazione, domanda volevo farti anch'io. Tu insisti molto negli esempi sulla questione dell'eutanasia, che è oggettivamente uno dei temi più complessi e anche difficili della riflessione bioetica da sempre, no? Possiamo dire che la bioetica americana e quindi anche la nostra riflessione bioetica è cominciata intorno a una serie di problemi di fine vita. Insomma, negli anni 70 sono i primi casi in cui ci si pone di fronte a scelte morali sulla vita, ma anche il tema dell'aborto, quindi dell'inizio della vita o della sperimentazione sull'uomo. E nella parte finale del tuo intervento tu sottolinei appunto che una via di uscita potrebbe essere quella di riconoscere la liceità giuridica di quello che ciascuno pensa sia meglio per sé in quel determinato contesto in cui si trova, che sul piano giuridico è un po' stato tradotto nella teoria Zagrebelsky, in parte anche Rodotà, del diritto mite o del diritto leggero, cioè l'idea che il diritto in bioetica dovrebbe in qualche modo limitarsi a fissare una serie di confini estremi, lasciando però un campo poi sostanzialmente aperto all'autodeterminazione individuale. Questo però non può funzionare per tutti i conflitti, perché ci sono alcuni conflitti in cui il problema non riguarda solo chi prende la decisione, ma in qualche modo la decisione si riflette su un altro soggetto. Il problema dell'aborto o una serie di conflitti legati alla procreazione medicalmente assistita ci fanno capire che probabilmente un diritto mite sarebbe mite per qualcuno, ma diciamo pesante o sicuramente meno leggero per altri. In altre parole, il rischio è che
la soluzione anche affidata ad un tentativo di rafforzare, come dire, l'idea liberale della scelta da parte degli individui, lasci comunque sul terreno dei feriti, ecco, cioè qualche situazione che poi alla fine subisce la scelta di chi la fa. E in fondo anche nel discorso, diciamo, adesso dico in senso generale, eutanasico, no? Perché giustamente, come tu dicevi, dobbiamo metterci d'accordo anche sul significato da dare a questo concetto. Che cos'è eutanasia? È molto contestata, e lo sai meglio di me, lo stesso concetto di eutanasia passiva è molto contestato, ha dei punti di contatto con il rifiuto di cura, il problema è dove collochiamo la volontà e così via. Però il tema è questo: anche nell'eutanasia o comunque nelle scelte di ciascuno sulla propria vita, un conto è, per chi può evidentemente, questo poi è un lato del problema, mettere fine alla propria esistenza. Il diritto ormai ha smesso di punire il tentativo di suicidio, no? Perché sarebbe giuridicamente irrazionale, si limita a punire in alcuni ordinamenti, tra cui il nostro, l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel caso però del suicidio medicalmente assistito, anche lì io ho una scelta individuale che però in qualche modo chiede una risposta attiva da parte di altri soggetti, e quindi in qualche modo supera la mia dimensione individuale, perché pretende di modificare o di alterare, come dire, la posizione del medico, la percezione stessa che il medico ha della sua missione professionale, perché chiede all'ordinamento di fare una scelta collettiva che in qualche modo poi ha riflessi anche sulla vita degli altri, sulla possibilità di valutazione da parte degli altri. Quindi alla fine nessuna scelta, credo, diciamo, è mai una scelta solamente individuale, o sono rari i casi in cui effettivamente è così, per cui rischiamo che una delle possibilità di uscire da questa impasse del disaccordo in realtà lo sia fino a un certo punto. Sì, sì, è una bella domanda, e qui si entra proprio nei temi proprio della bioetica, nell'orizzonte più appunto quello di decisione, di applicativo più stretto, nel senso cosa fare in questi casi. Allora, la scelta dell'eutanasia anziché dell'aborto, come un esempio in cui appunto queste possibili forme di disaccordo potevano essere articolate, nasceva proprio dal fatto che sul termine eutanasia c'è anche una questione di scontro, diciamo così, di differenza interpretazione semantica proprio lì, perché una parte rifiuta la nozione di eutanasia passiva proprio perché si vuole proporre una serie di cose senza diciamo così, entrare, senza utilizzare questo termine troppo negativamente connotato, cioè il termine eutanasia. Per cui allora parlare di interruzione del trattamento, di trattamenti sproporzionati o fine di accanimento terapeutico, finisce per essere un metodo, un modo per proporre una determinata linea di condotta senza, evitando questa terminologia, che è una terminologia pesante, proprio perché il termine, come tutte le parole che noi adoperiamo, hanno una storia, e il termine eutanasia ha avuto una sua storia nel corso del Novecento, fra l'altro una storia singolare, perché era nato come un termine positivo, nascevano le società per l'eutanasia, nel senso di società in cui gli individui si iscrivevano per decidere della propria morte. Il regime nazista se ne appropriò e adoperò e fece su larga scala un programma di eutanasia, adoperando questo termine positivo sui disabili, sui bambini handicappati e le persone mentalmente incapaci. Quindi da allora l'accezione negativa si trasformò in un'accezione positiva, si trasformò in un'accezione negativa, e ancora oggi il termine pesa con sé questo carico negativo. Per cui alcune concezioni, alcuni bioeticisti anche, alcune proposte bioetiche hanno tentato di non usare questo termine, di utilizzarlo allora solo per l'eutanasia passiva,
quella che viene da alcuni chiamata eutanasia passiva, invece l'altra utilizzare una terminologia più neutra. Quindi il termine eutanasia mi serviva per questo, perché è un termine singolare, proprio perché si porta con sé tutta una storia particolare e quindi fa capire come un'analisi terminologica a volte proprio sui significati possa essere anche utile. E spesso appunto, un esempio, un disaccordo sul tema dell'eutanasia a volte può essere solo un disaccordo verbale. Il grande tema che tu mi sottolinei, e cioè io alla fine ho dato una indicazione di carattere proprio bioetico, pratico, ho detto su questioni che riguardano il trattamento della vita lasciamo agli individui la possibilità giuridica di scegliere, cioè non confondiamo la valutazione morale che si dà e magari il fatto che si possa anche non accettare da un punto di vista morale la scelta di un altro, ma lasciamo che quei soggetti scelgano. Tu giustamente mi sottolinea il fatto che tutto si basa sulla questione del trattamento della propria vita, cioè che il soggetto decida su se stesso senza avere ricadute sugli altri. Ma mi dici anche è difficile trattare questo, trovare uno spartiacque netto in cui la scelta che noi facciamo riguarda solo noi stessi e finisce per non essere una scelta che riguarda anche gli altri. La linea che io propongo non è altro che la linea liberale per eccellenza, cioè l'unione, alla John Stuart Mill, uno dei fondatori del liberalismo, oltre che un grande filosofo morale, diceva che bisogna agire utilizzando due principi, il principio di libertà, appunto, la libertà della scelta, e il principio del danno, cioè limitare il principio di libertà nel momento in cui quella scelta di un soggetto viene a danneggiare altri individui. E io direi esattamente la stessa cosa, rimango anch'io a questa posizione, se non che sarei meno pessimista di te sull'eventuale, giudizio, sulla nostra capacità di giudizio sul fatto che gli altri possono effettivamente ricevere un danno oppure no. Ad esempio il caso del suicidio assistito. È vero che nel caso del suicidio assistito la scelta riguarda il soggetto che decide della propria vita, ma è una scelta che mette di mezzo altri soggetti, cioè i medici, l'istituto sanitario, la clinica svizzera dove Lucio Magri è andato a morire, a porre fine alla propria vita. È vero questo, però la ricaduta sugli altri soggetti è una ricaduta indiretta, non è un danno diretto. È difficile dire che un soggetto che sceglie in questo senso crea un danno ad altri. No, questo. Anche sul tema dell'aborto, e qui si entra in un altro grande tema bioetico, come sapete, uno dei temi su cui tutta la discussione dell'aborto si incentra è lo statuto morale del feto, perché si ha danno ad altri se il feto viene considerato persona fin dal concepimento o subito dopo, o in potenza o persona in continuità, ma questo non è così scontato. Una parte della discussione dice che il feto non è persona con il concepimento. Io, ad esempio, ho una prospettiva di questo tipo. Per me il feto non è persona fin dal momento del concepimento. Io ho un approccio, si chiama approccio gradualistico alla tutela del feto, cioè tanto maggiore più il feto si sviluppa. Ma un conto è un insieme di cellule a una settimana dal concepimento, due settimane in cui viene meno la possibilità di divisione gemellare, tre mesi, sette mesi, la fine della vitalità, della necessità del legame con la mamma, cioè la caratteristica di vitalità del feto e così via. Io ho un atteggiamento gradualistico. Quindi un aborto in una fase iniziale della gravidanza è diverso rispetto a un aborto all'ottavo mese, chiaramente. E quindi dire in questo, allora che tipo di danno si ha? Si ha un danno su un insieme di cellule umane che diventeranno persona all'interno di un processo di sviluppo. C'è danno? Sì, c'è danno, ma non è un danno che noi abbiamo verso un individuo, diciamo così, verso il nostro vicino di casa. E questa è un'altra prospettiva, è il grande tema dello statuto morale del feto. Ma ci sono alcuni filosofi che si spingono anche più in là rispetto all'approccio gradualistico e dicono che anche se il feto fosse persona ci sarebbero buoni strumenti per abortire. Cioè di strumenti, buone ragioni morali per dire che l'aborto è lecito. E qui lì si entra nelle tecnicalità della bioetica, del dibattito bioetico, su questo non voglio entrare, ma per dire che sulla questione dell'aborto è questione controversa.
che non è così. Il diritto non ha qualche risposta data. Le varie legislazioni hanno, la legislazione italiana ha dato una linea, che è quella del terzo mese. Le legislazioni inglesi e americane hanno dato addirittura la linea del settimo mese, a seconda dei criteri. La premessa del legislatore italiano, come sai, sono quelle sentenze della Corte in cui la Corte, senza risolvere il problema persona non persona, dice però che lo statuto costituzionale, quindi giuridico, dei diritti inviolabili dell'uomo e della dignità dell'uomo si applica anche al feto, pur con le caratteristiche sue proprie. Usa proprio questa espressione, che poi viene ribadita anche in alcune sentenze recenti, in cui si dice appunto, al di là della risposta se persona o non persona, certamente non è un oggetto, certamente non è vero. No, ma questo è proprio uno, il caso dell'aborto è uno di quei casi in cui veramente la riflessione bioetica è utile per capire, perché è un caso complicatissimo, no? È il caso di un insieme di cellule che nasce all'interno che si sviluppa all'interno di un legame dentro il corpo della madre, all'interno di un legame fondamentale col corpo della madre, e che poi sarà in grado di diventare, e qui diventa la grande questione appunto metafisica o ontologica, un qualcosa che poi sarà in grado di svilupparsi e di diventare in un certo momento individuo umano e poi persona, eccetera, eccetera. Questo è uno dei grandi temi in cui la riflessione bioetica ci può essere utile. Io sarei per una legge permissiva sull'aborto, chiaramente, proprio anche per una questione semplice. Non abbiamo certezze riguardo lo statuto morale del feto. Fondo la 194, pur scritta in modo diverso, però sul piano dell'esperienza è arrivata a questo, cioè ad essere una legge sostanzialmente permissiva. Certo, sì, certo, la legge italiana è una legge permissiva e consente l'aborto, consente la tutela della salute, cioè della madre, di sostegno alla madre, eccetera, eccetera. Però questo è un altro grande tema, un tema appunto divisivo, un tema in cui il disaccordo morale finisce per essere un disaccordo presente anche nelle nostre società, e credo che continuerà ad esserlo. Non so, ci sono altri interventi, non abbiamo particolari esigenze di orario, se non quello di non abusare anche della cortesia di Sergio. Però insomma, se Beatrice vuole. Beh, sì, io avevo solo una richiesta di precisazione su una delle premesse. Tu hai parlato di disaccordo all'interno della stessa cultura come situazione interessante di partenza. Ma se è una stessa cultura, come fa a nascere il disaccordo? Ecco, io ti chiedevo proprio una precisazione su cosa intendi per cultura, se la intendi in un senso un po' forte, un po' significativo, perché allora se è la stessa cultura, come fa a nascere il disaccordo? Sì, grazie anche di questa complicatissima domanda di Beatrice. D'altronde le domande più belle sono quelle più difficili, e quindi diventa anche altrettanto complesso a rispondere. No, allora, sulla questione che cosa sia una cultura è tema complicato per eccellenza, e non è tema che riguarda solo i filosofi. Gli antropologi culturali si sono dibattuti per anni, no? Su quali siano i confini definitori di una cultura. Anzi, c'è anche chi ha messo in discussione che possono darsi culture diverse, che si possono dare una differenza, o anche uguali, perché i confini di una cultura e la sovrapposizione fra una cultura e un'altra cultura diventa un fenomeno complicatissimo. Cos'è ad esempio la cultura occidentale? Siamo tutti figli della cultura occidentale, ma cosa sono i tratti caratteristici della cultura occidentale? Dove finisce la cultura occidentale? Certo, a Mosul qualche anno fa, fino a quest'anno, l'anno scorso, nel 2018, la cultura occidentale non c'è stata. C'è stata una forma di teocrazia, e lì di cultura occidentale, di tolleranza, di valori tipici della cultura occidentale, non c'è stato nulla. A Raqqa la situazione era esattamente analoga. È chiaro però che già un esempio come questo
come dire, fa venire fuori delle somiglianze o delle difformità. Ci sono dei, cioè, e questa è un po' la risposta tipica che si dà a questi atteggiamenti di scetticismo verso l'esistenza di culture effettive, ci sono dei tratti comuni che possono renderci vicini noi e gli americani, noi e i francesi, e distanti invece noi e i talebani, noi e gli indiani e così via. Cioè tratti che possono avvicinarci, somiglianze di famiglia, si potrebbe dire, una roba di questo tipo. I filosofi a volte se la cavano con queste metafore un po' singolari. Però un qualcosa ci può accomunare. Ora, se noi accettiamo l'esistenza di culture, anche se a volte siamo incerti su quando una cultura si interrompe per cominciarne un'altra, o che cosa ci sta dentro la stessa cultura, è il tema delle sottoculture, ad esempio. Dentro la cultura occidentale ci sono tante sottoculture, c'è la sottocultura dei giovani, c'è la sottocultura dei meno giovani, eccetera, eccetera. Se noi accettiamo questa cosa qui, si può, credo, dire tranquillamente che dentro una cultura si possono dare indicazioni di valore diverse. Proprio perché il criterio di definizione della cultura non è così stretto, ma è abbastanza largo. Un abortista e un antiabortista fanno entrambi parte della cultura occidentale, non è che uno fa, non, sebbene possano, si possa individuare un disaccordo di questo tipo. Certo, sarebbe più difficile dire che fanno entrambi parte della cultura occidentale un liberale e un cannibale. E questo sarebbe già molto più difficile, questo sarebbe un caso in cui il disaccordo finirebbe per essere non solo un disaccordo, in cui il disaccordo intraculturale finirebbe per essere tale, sarebbe un disaccordo interculturale, fra culture diverse. Però in tanti altri casi si può ammettere il fatto che ci possa essere una diversità di valutazione, ma entrambi si faccia parte della stessa cosa. Il riferimento al liberale e il cannibale è il titolo di un bel libro di un filosofo inglese che ha insegnato a lungo in Italia, si chiama Stephen Hughes, che ha lavorato sulle questioni del disaccordo morale. Liberali e cannibali si intitolava il suo libro. Bene, allora Mara Manetti. Molto pertinenza alla via della metaetica, quello che la metaetica ha da dire rispetto al disaccordo morale, e ha concluso appunto che si finisce in un impasse al disaccordo sul disaccordo, il disaccordo al quadrato. Ecco, cosa ne pensa di altre possibili vie per affrontare questo tema? Ad esempio, un nodo problematico a cui lei ha accennato alla fine potrebbe essere proprio questo di quale rapporto c'è e di quale disaccordo ci può essere fra etica privata, individuale ed etica pubblica. Problemi della metaetica sono anche problemi di metodo, ma sono anche problemi che girano intorno a questo nodo, no? La nostra concezione è, lei ha parlato appunto di questa cautela nel passaggio dal privato al pubblico, perché è un passaggio di piano, insomma, l'etica individuale e l'etica pubblica però richiede forse in questo passaggio, è un passaggio molto delicato e molto problematico. Cosa ne pensa allora delle etiche procedurali, ad esempio, che pensano di risolvere questo passaggio per via procedurale, mettendosi d'accordo su principi medi? Sì, grazie. Bene, grazie della domanda. Anche questa, appunto, domanda per un filosofo molto interessante. No, io avevo, nel mettere in risalto questo impasse, no? Che anche sulla questione della risoluzione del disaccordo morale si è di fronte a un disaccordo, non a un disaccordo morale, ma a un disaccordo fra i filosofi, e non ci danno, qualcuno la pensa in un modo, qualcun altro in un altro, e non ci danno poi una via per riuscire a districarsi. Il tentativo era stato, come giustamente è stato colto nella domanda, di mettere in relazione la bioetica alla parte più astratta dell'etica, cioè a quella che si chiama appunto nel linguaggio un po' più tecnico metaetica.
Lasciando da parte invece quella che è la via di mezzo fra la riflessione applicata, che è quella della bioetica, e la riflessione più astratta, che è quella della metaetica, cioè quello, tutto quell'ambito dell'etica si chiama etica normativa, cioè che ci dà delle indicazioni su come agire. Qui entra il tema di quali, se ci possono essere strumenti di mediazione fra la sfera privata e la sfera pubblica, quali possono essere, così via, questi strumenti. Io ho tentato di eliminare nel corso dell'argomentazione questo aspetto intermedio della riflessione morale, per poi riproporlo alla fine, come avete capito, in questa proposta, e almeno questa abbozza di proposta che io ho dato, cioè quello di una tolleranza verso le scelte che l'individuo fa sulla propria vita. Perché un riferimento all'etica normativa finisce per, diciamo così, non l'ho inserito fin dall'inizio, no? Perché un'etica normativa ci dà delle indicazioni su come agire, e quindi dà un'indicazione anche su come superare il disaccordo. Perché quello della riflessione normativa non è mai un livello fondamentale, cioè un livello intermedio, per l'appunto. Un buon filosofo morale può indicarci una strada di risoluzione di tutta una serie di problemi. La questione è che si può aprire un disaccordo anche su questa questione qui. Uno può essere, ad esempio, un conseguenzialista e dire: noi bisogna puntare, per risolvere i nostri problemi, a un incrementare la felicità dei soggetti che sono coinvolti dalle nostre azioni. Oppure essere un anticonseguenzialista, che si chiama deontologo in filosofia morale, cioè dire che noi bisogna rispettare innanzitutto i nostri doveri, i nostri obblighi, indipendentemente dalle conseguenze che questi obblighi, che questo rispetto finirà per avere. Una prospettiva di questo tipo, che ci dà delle indicazioni su quello che dobbiamo fare, può però essere essa stessa sottoposta al caso del disaccordo. I principi fondamentali, conseguenzialismo da una parte, il deontologismo dall'altra, possono essere soggetto di disputa e di disaccordo. Quindi da qui si rimanda a quella questione di fondo: quali sono i nostri strumenti razionali, per cui anche su questi principi razionali si può poi tentare di trovare una strada per discutere, se c'è un metodo scientifico, razionale, oppure non c'è. Questa era stata un po' l'indicazione. Bene, io ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi anche della discussione e dell'attenzione. Per le cose molto interessanti che ci ha detto e per come ha condotto poi anche la discussione sulle domande, grazie a voi della pazienza e dell'attenzione. Vi do appuntamento il 19 aprile con seminario, sempre una conferenza magistrale sulla terapia genica, opportunità, problemi e prospettive. Ci sarà Luigi Naldini, direttore di Teleton. Grazie. Grazie.